nella parte 2 abbiamo lasciato i disertori di Foxhound e i soldati genetici in completo controllo dell'isola di Shadow Moses. Fu dato un ultimatum di 24 ore agli Stati Uniti e minacciarono un attacco nucleare. In realtà la situazione precipitò in poche ore per i Sons of Big Boss. Per poter attivare il Metal Gear Rex si necessitava di due codici di sblocco, custoditi dai due principali finanziatori del progetto, il direttore della DARPA Donald Anderson e il direttore della ArmsTech Kenneth Baker. Psycho Mantis provò ad utilizzare le sue capacità psichiche, ma questi codici così importanti erano protetti da speciali innesti cerebrali. Si passò quindi alle maniere forti. Revolver Ocelot mise in atto il suo rude metodo di interrogatori ed ottenne facilmente il codice da Baker. Durante l'interrogatorio a Donald Anderson, però, Ocelot decise di sfruttare questa occasione per indebolire i Patriots. Approfittò della situazione ed eliminò il suo vecchio compagno Sigint, fingendo un incidente. Maledetti idioti, l'avete ucciso! Mi dispiace. Così ora non avremo mai il codice! Il piano di Eva e Ocelot proseguiva. I membri originali dei Patriots erano stati eliminati, rimanevano però le intelligenze artificiali ormai pienamente in controllo del sistema americano. La morte di Donald Anderson mise in seri guai i Sons of Big Boss. Non avendo entrambi i codici, sarebbe stato molto difficile lanciare la testata nucleare, e la loro minaccia principale sarebbe venuta meno. Durante la tortura a Kenneth Baker venne fuori che c'era un alternativo sistema di sicurezza che avrebbe permesso loro di attivare le testate. Il cosiddetto PAL System era basato su tre chiavi magnetiche di differente forma. Su spunto di Mantis, Liquid decise di sfruttare al meglio la sua copertura nei panni di Master Miller per spingere Solid Snake a trovare quelle chiavi, così da attivare il Rex. Coperto da due F-16, Solid Snake riuscì ad infiltrarsi sull'isola di Shadow Moses, utilizzando un SDV. Non appena raggiunto l'eliporto, incrociò subito Liquid Snake, a bordo di un AND, di fattura russa e chiaramente donato da Gorlukovich. Quell'AND, di lì a poco, avrebbe abbattuto i due F-16 mandati come diversivo, ad ulteriore riprova delle abilità di Liquid. Superato l'eliporto, Snake riuscì ad infiltrarsi nelle prigioni. Qui vi trovò il direttore della DARPA, o meglio, la sua copia. Ricordiamo che Sigint era stato eliminato da Ocelot. Infatti costui era Decoy Octopus, che tenendo fede al piano di Liquid impersonò Donald Anderson e disse a Snake che i terroristi avevano scoperto i codici e rimaneva solo un modo per disattivare il lancio delle testate. Trovare le tre schede magnetiche e inserirle in tre terminali diversi. Il piano di Liquid era semplice quanto geniale: far credere a Snake che l'inserimento delle tre schede magnetiche avrebbe bloccato il sistema di lancio del Metal Gear Rex, mentre in realtà avrebbe fatto l'esatto opposto. Decoy, nei panni del Donald Anderson, suggerì di chiedere ulteriori informazioni a Baker e gli rivelò la posizione in cui era tenuto ostaggio. Da qualche parte al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? A questo punto però venne colpito da un arresto cardiaco. Il Fox Die aveva mietuto la sua prima vittima, Decoy Octopus. Il direttore! Che cosa gli è successo? Io non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? No... Colonnello, non è che mi sta nascondendo qualcosa? Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Appena fuori dalla cella, venne braccato da Meryl, la nipote di Campbell, travestita da soldato genetico. Non ti muovere! Brutto bastardo, hai ucciso il direttore. È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani.
La donna aveva tramortito una guardia alquanto impacciata, un soldato genetico per niente efficiente, che avrà un ruolo importante molto più avanti nella saga. Snake e Meryl eliminarono le guardie sopraggiunte, ma la donna fuggì alla prima occasione. Per quanto ne sapeva, quell'individuo aveva appena ucciso il direttore della DARPA. Snake riuscì ad arrivare al piano seminterrato e qui vi trovò Baker, legato e circondato da esplosivo C4. Intervenne Revolver Ocelot, che ingaggiò uno scontro con Snake. Dopo 35 anni riuscì a rivivere le sensazioni provate con Big Boss. Il duello però venne interrotto all'improvviso dall'arrivo di un cyborg, che tagliò di netto la mano di Ocelot e liberò Baker dalla trappola. Ocelot ferito fuggì, il misterioso cyborg ebbe una strana crisi e si allontanò. Molti di voi avranno già capito di chi si tratta, ma ne parleremo più avanti. Snake parlò con Baker, disse che aveva ceduto il sistema di blocco ad una giovane recluta che non si era unita ai terroristi. Snake capì subito che si trattasse di Meryl, la nipote del colonnello. Inoltre suggerì di contattare l'ingegnere capo del Rex, Hal Hemmerich. Costui avrebbe potuto fornire un'alternativa alle schede per poter fermare il Rex. Anche Baker era stato ingannato. Credeva che Donald Anderson avesse parlato e sperava che solo Snake avrebbe potuto reinserire il blocco con il sistema alternativo. Baker fece in tempo a parlare del cyborg, definendolo il piccolo segreto di Foxhound, e consegnò a Snake un disco ottico contenente i dati sperimentali del Metal Gear, molto importanti per poterli replicare. Successivamente anche il direttore dell'Armstack venne stroncato dal Fox Die. Snake, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake riuscì a contattare Meryl, ed è qui che la ragazza riconobbe il leggendario Solid Snake. Come ti chiami? Il mio nome non è importante. Non è che per caso sei Snake? Sei Solid Snake? Alcuni mi chiamano così. Il mitico Solid Snake. Tu. Mi dispiace per prima. Non ero sicura che fossi uno dei nostri. Meryl comunicò la posizione del dottor Hal Hemmerich. Snake provò a convincere la donna a defilarsi, ma non ebbe successo. Voglio che tu ti nasconda da qualche parte. Io non sono una pivellina. Oh sì che lo sei. Senti, basta un attimo di esitazione di fronte al nemico ed è tutto finito. La fortuna non dura in eterno. Non so che cosa mi è successo. Non riuscivo più a premere il grilletto. Non avevo mai avuto problemi in addestramento. Quando ho immaginato i miei proiettili che trapassavano i corpi di quei soldati, ho esitato. Sparare ai bersagli e sparare a delle persone sono due cose diverse. Da quando sono una ragazzina che sogno di diventare un soldato, ogni giorno della mia vita ho preparato il corpo e la mente per il giorno in cui avrei finalmente potuto entrare in azione. E ora? E ora? Vuoi mollare? Non posso. Non posso permettermi di cedere ora. Ascolta, Mary, tutti si sentono male la prima volta che uccidono qualcuno. Purtroppo uccidere è una di quelle cose che diventano più semplici con la pratica. In guerra si manifestano tutte le emozioni peggiori dell'uomo, tutti i suoi lati peggiori. È facile dimenticare che cos'è il peccato in mezzo a una battaglia. Ma questa non è una guerra, è un'azione terroristica. Sei solo un po' nervosa a causa dell'ebbrezza da combattimento. L'adrenalina nel tuo sangue sta cominciando a calare, ora ti passa. All'Accademia mi hanno insegnato tutto sull'ebbrezza da combattimento. Di questo parleremo più tardi, ora occupiamoci di restare vivi. Mi spiace, ma questo è l'unico modo che ho per capire se sono un soldato oppure no. Devo sporcarmi le mani. Quelli sono dei professionisti, ti farai ammazzare. Ci vediamo lì. Addentrandosi nella base, Solid fu contattato via codec da uno sconosciuto, denominatosi Gola Profonda. Costui lo avvertì di alcune trappole preparate poco più avanti da Vulcan Raven, delle mine. Snake riuscì ad evitarle e successivamente ne abilitò un carro armato. Avanti, combatti! Che impressione ti ha fatto?
È proprio come dicevi tu. In battaglia è posseduto da un demone, quasi come te. Non mi aspettavo nulla di meno, visto? Te l'avevo detto, ma io lo ucciderò. Raggiunse la stanza del dottor Emmerich e qui rincontrò il cyborg. I due ingaggiarono un duello a mani nude, così come fu nel 1995, Snake riuscì a batterlo e scacciarlo. Quel cyborg, infatti, altri non era che Gray Fox, il fratello di Naomi, vecchio compagno e nemico di Snake, il piccolo segreto di Foxhound. Sai benissimo che è morto a Zanzibar. No. Avrebbe dovuto morire, ma non è stato così. Cosa? È successo prima che entrassi nello staff medico della Foxhound. Stavano usando un soldato per i loro esperimenti di terapia genetica. Non l'ho mai saputo. Accadde dopo il suo ritiro. Era in carica il mio predecessore, il dottor Clark. Gli esperimenti compiuti dai Patriots, in particolare dalla dottoressa Clark sul suo corpo, lo avevano ormai reso un vuoto involucro, instabile e insaziabile. Era la perpetua ricerca di uno scontro, forse per tornare a sentirsi vivo, sentirsi ancora una volta umano. Era stato tenuto 4 anni sotto i ferri e ormai rimaneva ben poco della sua vecchia vita e personalità. A questo punto Solid mise sotto torchio Emmerich per farsi rivelare un modo per bloccare il lancio nucleare. Quest'ultimo cadde dalle nuvole. Missili nucleari? Ma di che cosa stai parlando? I terroristi hanno intenzione di usare il Metal Gear per lanciare una bomba atomica. Vuoi farmi credere che non lo sapevi? La famiglia Emmerich era sempre stata condannata allo sviluppo di strumenti di morte. Sì, perché Al Emmerich non era altro che il nipote di un ingegnere che aveva preso parte al progetto Manhattan e figlio di Huey Emmerich, l'ideatore del Sarantropus, uxoricida e traditore dei Damon Dogs. Progettando il Rex, Hal Emmerich pensava che sarebbe stato utilizzato per abbattere i missili nucleari, solo a scopo difensivo quindi. Scoprire invece che sarebbe stato utilizzato per lanciare missili lo distrusse emotivamente e giurò a Snake che lo avrebbe aiutato a fermarlo. Ma io ho creato il Rex, è mio diritto, mio dovere distruggerlo! Snake si rimise in contatto con Meryl e riuscirono a ricongiungersi. Recuperò il sistema di blocco datogli da Baker, ma inaspettatamente la scheda era solo una. Non 3, come aveva detto Decoy Octopus nei panni del direttore della DARPA. I due proseguirono, ma vennero braccati da Psycho Mantis, che ipnotizzò Meryl e ingaggiò uno scontro con Snake. Fermati, Meryl! Non riesco a leggerti nella mente! Ti aprirò la porta... Attraversatela e andate incontro al vostro futuro. In punto di morte, Mantis decise di aiutare Snake, indicandogli la direzione. In lui ci aveva visto qualcosa, una differenza nei modi e negli intenti rispetto alla massa. Non abbiamo passato, non abbiamo futuro. Viviamo per il momento e questo è il nostro unico scopo. Gli esseri umani non sono in grado di darsi la felicità reciproca. Al momento in cui siamo stati confinati su questo mondo. Agli altri non regaliamo altro che dolore e miseria. Inoltre raccontò il motivo che lo portò ad incendiare il suo stesso villaggio in Cecoslovacchia, atto per il quale venne successivamente prelevato dall'Unione Sovietica, come abbiamo visto nell'episodio 5, parte 3. La prima persona alla quale ho letto la mente è stato mio padre. Nel suo cuore non trovai che odio e disgusto verso di me. Mia madre era morta dandomi alla luce e lui mi incolpava per questo. Credevo che mio padre mi avrebbe ucciso. È stato allora che il mio futuro è scomparso, come il mio passato. Quando sono rinvenuto, il villaggio era avvolto dalle fiamme.
Stai dicendo che hai incendiato il tuo villaggio per dimenticare il passato? Vedo che hai sofferto dello stesso mio trauma. Siamo davvero simili, io e te. Il mondo è un posto più interessante grazie a persone come te. Non sono mai stato d'accordo con la rivoluzione del capo. I suoi sogni di conquista del mondo non mi interessavano. Volevo solo una scusa per uccidere più gente possibile. Mostro! Lascialo parlare. Non gli è rimasto molto tempo. Ora ho visto il vero male. Tu, Snake, sei come il capo. Anzi, sei peggiore. In confronto a te, io non sono poi così cattivo. Mantis mise faccia a faccia ai problemi sociali di Snake e mise a nudo il rapporto che si stava creando con Meryl. Ho letto anche la sua mente. Quella di Meryl? Ti ho visto. Lì dentro. Hai un posto importante nel suo cuore. Importante? Esatto. Molto importante. Ma non so se i vostri futuri si uniranno. Ho un'ultima richiesta. Dimmi. La mia maschera, rimettimela. Ok. Così i pensieri degli altri si fanno strada nella mia mente. Prima di morire, voglio restare solo. Voglio essere lasciato solo nel mio mondo. Successivamente la coppia si ritrovò in un corridoio. Il campo era minato, ma Meryl riuscì a trovare un passaggio. Subito dopo, però, venne colpita ad una gamba e al braccio. Meryl! Lasciami qui e corri. Meryl! Credo proprio di essere una pivellina. Non ti preoccupare, Meryl, è me che vogliono. L'ho capito anch'io. È il trucco più vecchio del mondo. Il cecchino sta usando me come esca per attirarti allo scoperto. Dannazione! Sparami, Snake! No! La mia arma... non riesco a prenderla. Non ti muovere! Ho promesso che non ti avrei rallentato. Io posso ancora aiutarti. Io voglio aiutarti. Stai calma, risparmia le forze. Sono stata una stupida. Volevo essere un soldato. La guerra è orrenda. Non c'è niente di bello nella guerra. Snake, per favore, salvati. Continua a vivere e a credere nelle persone. E non dimenticarmi. Ora, vattene da qui. Meryl! Dannazione, Snake! È una trappola. Un cecchino sta cercando di beccarti. Sta aspettando che tu provi a salvare Meryl per poterti sparare. Non esporti! Deve essere Sniper Wolf, il miglior tiratore della Foxhound. Ti serve un fucile di precisione. Colonnello, si calmi. Salverò Meryl, non importa come, ma lo farò. Ok, grazie. Che c'è che non va, Naomi? Niente, sono solo sorpresa del fatto che tu sia pronto a sacrificarti. Hai i geni di un soldato, non quelli di un saggio. Stai cercando di dire che mi interessa solo portare a casa la pelle? Non era quello che intendevo, ma... Non so come sono fatti i miei geni e non mi interessa. Io seguo l'istinto. Come un animale. Io salverò Meryl e non ho bisogno di motivi per farlo. Ok. E non lo farò per nessun altro. Io salverò Meryl per me stesso. Colonnello, non si preoccupi. Snake, grazie. Ho capito, scusa. La preoccupazione di Snake colpì molto Naomi. A differenza di quello che pensava, dietro la freddezza di quel soldato genetico, di quella macchina di morte, si nascondeva un uomo. Non un demone. La sua vendetta stava man mano perdendo di consistenza.
Nella prossima parte vedremo lo sviluppo del piano di Liquid e il primissimo incontro faccia a faccia tra i due fratelli genetici. Un abbraccio a Damska. Riesci a sentirti, Solid Snake? È più resistente di quello che pensavo. Sai chi sono io? Ho sempre saputo che un giorno ci saremmo incontrati. L'uomo che mi ha rubato ciò che era mio di diritto. Quello che mi ha rubato tutto dalla nascita. Io sono quello al quale hai rubato tutte le cose importanti. E ora, dopo il sacrificio dei nostri fratelli, dopo 30 lunghi anni, finalmente io e te ci incontriamo. Il fratello di luce e il fratello d'ombra.